Petrut è il nome che i Fenici diedero al luogo in cui un giorno sarebbe poi sorta Interamnia. Petrut si trasformerà in Petrum, da cui Pretutium a Prutium. Petrut è anche il nome che l'Università degli Studi di Teramo e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise hanno scelto per una identità comune e sinergica finalizzata a dare valore aggiunto all'economia della conoscenza. Biodiversità, alimenti, salute pubblica sono questi gli ambiti in cui si articolerà questo grande contenitore chiamato appunto Petrut. Ma sentiamo direttamente dai protagonisti di che cosa si tratta. Come combinare l'esigenza di tutelare e proteggere la biodiversità con l'esigenza di una disponibilità sempre maggiore di proteine della carne? Oggi noi ci troviamo di fronte invece a delle razze molto interessanti, purtroppo in via di estinzione. Qual è la sfida? Applicare delle nuove tecnologie che possono essere capaci di prendere queste razze che ormai sono ridotte a numeri veramente bassi e riportarli a grandi quantità, in modo da poter coniugare una buona biodiversità con elevate produzioni destinate all'alimentazione umana. Qui però ci vuole ricerca, ci vuole sviluppo, ci vuole innovazione. Ci vuole molta ricerca e molta innovazione, perché allo stato attuale fare questo lavoro non può essere affrontato dal singolo, in quanto non garantisce un riscontro economico immediato. Questa è una sfida a lunga scadenza, per cui è chiaro che necessita di un investimento che deve essere a livello economico sostanzioso. Chiaramente, per abbreviare i tempi, non possiamo ricorrere alle metodologie, ad esempio, riproduttive classiche. Bisogna attuare delle biotecnologie molto innovative che consentono di ottimizzare i risultati minimizzando i tempi. Il nostro progetto, che facciamo già da 2-3 anni, svolgiamo questa attività in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo, si basa sul ripopolamento delle due razze autoctone della provincia di Teramo, che sono la pecora paliarola e la capra teramana, di quali ormai abbiamo soltanto un centinaio di capi. Senza questa nostra azione preventiva non si può contare sulla sopravvivenza della razza nel prossimo futuro. Questo che noi proponiamo è, oltre agli aspetti scientifici che sono importantissimi, che vanno insieme con le direttive proposte dalla Comunità Europea, cioè la salvaguardia in generale delle razze in via di estinzione e anche delle specie in via di estinzione, noi proponiamo anche qua a livello della provincia, della regione, una riscoperta dei vecchi saperi e sapori attraverso delle proposte di effettuare i nuovi interventi che possono essere agriturismi oppure pet therapy, con utilizzo non solo culinare ma anche con la proposta di rivedere vecchie canzoni, vecchi aspetti culturali, vecchi dipinti, che fanno appunto vedere questa pecora nostra, la pecora teramana, la pecora che si trovava da secoli qua e che non sempre veniva riconosciuta. Animali che danno reddito possono anche vivere in quelli che chiamiamo ambienti marginali, ad esempio montagne, e dare reddito. Per cui salvaguardia di biodiversità, presenza dell'uomo negli ambienti marginali, tutela dell'ambiente come prevenzione. Negli ultimi decenni l'affermarsi dell'agricoltura intensiva ha portato a una progressiva diminuzione delle specie vegetali coltivate, ma non solo, anche delle varietà. Basti ricordare che di circa 250.000 specie di piante superiori coltivabili, solo 80.000 sono edule, di queste però se ne coltivano appena 150 e 9 di queste offrono circa il 90% della produzione. Quindi sostenere la biodiversità significa non solo diversificare il consumo di alimenti di origine vegetale, ma anche valorizzarne le caratteristiche. Assolutamente, quindi sostenere la biodiversità appunto non solo per una ricaduta ambientale che
è molto importante perché di fatto, insomma, reintrodurre alcune piante abbandonate o in via di abbandono di fatto porta dei benefici notevoli all'ecosistema, ma anche e soprattutto perché in generale, e il nostro lavoro è focalizzato proprio su questo, queste piante dimostrano delle proprietà non solo sensoriali ma anche e soprattutto funzionali notevolmente superiori rispetto al corrispettivo di ampia diffusione sul mercato. Non dobbiamo dimenticare che alcune varietà sono state abbandonate proprio perché poco idonee al mercato del fresco, legate ad esempio a un'eccessiva acidità piuttosto che un'eccessiva consistenza, mentre la trasformazione, quindi la produzione di derivati, pensiamo a succhi piuttosto che a pezzi disidratati, puree o altro, dipendentemente ovviamente dalla specie di riferimento, può portare ad un recupero. Se pensiamo ad esempio al pomodoro a pera, che è uno degli esempi del recupero della biodiversità di questa regione, di fatto porta sia ad un recupero ma allo stesso tempo ad una valorizzazione dello stesso prodotto. Senza... È facile quindi l'aggancio con l'economia del territorio? Assolutamente, professor. Assolutamente sì, economia del territorio, ma un'economia di un territorio che fa della produzione di qualità e in qualche caso anche della produzione di nicchia uno degli aspetti più importanti. Il benessere degli animali da allevamento è un tema oggi molto sentito dal consumatore. Perché? Questo senz'altro è vero. Il consumatore europeo, il consumatore italiano, il consumatore abruzzese stanno iniziando a percepire sempre con maggiore forza il valore che il benessere animale ha, non soltanto per quello che riguarda la sfera etica, ma anche per l'impatto che il benessere degli animali ha sulla salute stessa degli animali e sulla qualità dei prodotti. I consumatori sono sempre più interessati alla storia degli animali i cui prodotti sono acquistati in supermercati. Diversi studi hanno reso evidente come il consumatore presti sempre una maggiore attenzione ad acquistare prodotti che derivino da animali il cui benessere è stato tutelato sia in allevamento che in tutte le fasi successive fino alla commercializzazione del prodotto. La ricerca europea si orienta verso la sostenibilità delle produzioni zootecniche. Come si configura in questo contesto il benessere animale? Beh, il benessere animale è sicuramente una componente fondamentale della sostenibilità, anche perché la sostenibilità ha una componente anche di sostenibilità etica nei confronti del consumatore, e oltre a una sostenibilità che deve essere ambientale, e il benessere animale in questo dà un grande supporto, perché un allevamento che è più sostenibile dal punto di vista del benessere animale lo è anche dal punto di vista ambientale, e un allevamento orientato verso il benessere animale aiuta anche la tutela della biodiversità. Non da ultimo, il benessere animale è importante per la sostenibilità economica dell'allevamento stesso, perché produzioni attente al benessere animale possono spuntare un prezzo di mercato più alto, aiutando il sostegno al reddito dell'allevatore. Dunque, l'Istituto è molto impegnato nella ricerca, sviluppo e standardizzazione di metodiche di analisi che permettono diagnosi sempre più rapide, sempre più accurate, in modo da raggiungere gli obiettivi che sono previsti anche nella legislazione europea, che ha come fondamento il miglioramento della sicurezza alimentare degli alimenti. Il miglioramento della sicurezza alimentare, ma con un occhio anche al processo. Che cosa significa esattamente? Certo, il nostro istituto si è dotato alcuni anni fa di una nuova struttura, di un nuovo laboratorio, che in realtà è l'unione tra la produzione e lo sviluppo di nuovi modelli predittivi di sviluppo batterico all'interno degli alimenti, e quindi produce direttamente alimenti che poi sono contaminati artificialmente e sui quali vengono condotti studi per modellare, cioè mettere su un modello scientifico le dinamiche di moltiplicazione o di conservazione dei batteri al loro interno. Il processo di trasformazione degli alimenti per la produzione di materie prime può cambiare le caratteristiche di queste materie prime. Di solito
i processi di trasformazione sono finalizzati a rendere queste materie prime più appetibili, quindi più accettabili dal punto di vista sensoriale per il consumatore. Il processo può avere sia degli effetti positivi che degli effetti negativi. Qual è la missione di molti tecnologi alimentari? Quello di riuscire a trovare un compromesso fra le bontà di un prodotto, quindi l'appetibilità di questo prodotto e le sue caratteristiche di salubrità. Oggi c'è un'attenzione enorme da parte del consumatore a acquistare e selezionare appunto non solo al supermercato ma anche con chilometri zero, diciamo con rivendite di tipo chilometro zero, dei prodotti ad alto contenuto salutistico con un effetto appunto sul benessere psicofisico della persona. Un'analisi recente di Coldiretti ha indicato un incremento in questo settore di oltre il 27% delle vendite di questi alimenti ad alto contenuto potere salutistico, appunto. Questo. Ecco, ma cambia la qualità, la caratteristica dell'alimento in funzione dell'area geografica in cui esso viene prodotto? Allora, importante è questo aspetto. La dieta mediterranea, come sapete, è il patrimonio dell'UNESCO. L'Abruzzo in questo contesto ha e produce diversi prodotti tipici locali che sono classici della dieta mediterranea e recentemente l'Università di Teramo, in collaborazione anche con l'IZS e con il Campus Biomedico di Roma, ha individuato che alcuni composti contenuti negli alimenti come l'olio d'oliva, ma anche alimenti di origine animale, alimenti tipici, contengono di fatto dei nutrienti che hanno un effetto specifico sulla salute. Un altro valore aggiunto non può che essere quello dell'economia del territorio, non è vero? Questa ovviamente implica un'enorme ricaduta dal punto di vista economico, come dicevo prima è uno dei mercati in controtendenza, il 27% di incremento di vendite rispetto a un mercato alimentare che comunque è in crisi. Questo significa che potenziare questi prodotti tipici locali può essere un'opportunità enorme per la regione, proprio perché la regione Abruzzo si individua come una regione di parchi, una regione ricca di territorio nel senso più stretto salutistico del termine, con prodotti tipici che assolutamente direi sono unici a livello nazionale e a livello internazionale. Per produrre alimenti innovativi bisogna comunque studiarli prima e scoprire prima cos'è che poi fa bene all'uomo. Come funziona? È fondamentale individuare quale tipo di nutriente, antiossidante, lipide bioattivo, composto contenuto nell'olio piuttosto che nella carne, ha un effetto sulla salute. Dopodiché quell'alimento funzionale si può stabilizzare, si può lavorare dal punto di vista tecnologico e anche chimico-analitico per individuare le classi dei componenti e funzionalizzare in modo innovativo quell'alimento. Però, ripeto, se non conosciamo gli aspetti salutistici, il punto di partenza deve essere assolutamente questo. Un dottorato di ricerca in scienze mediche veterinarie, salute pubblica e benessere animale. Un tema perfetto che unisce l'università e l'istituto e che anticipa il tema della salute unica. Sì, infatti, uno degli obiettivi di questo dottorato che abbiamo posto in essere anche con l'aiuto dell'Istituto Zooprofilattico di Teramo è proprio quello della salute unica, che tra l'altro, ricordo, è uno degli obiettivi strategici dell'Unione Europea. C'è da considerare che la medicina veterinaria non può essere fine a se stessa. Sicuramente il medico veterinario lavora per il benessere dell'animale in sé, ma va considerato che non c'è salute degli animali senza la salute dell'uomo. L'Istituto ha maturato nel corso degli ultimi decenni un'esperienza oramai consolidata che ci è stata riconosciuta sia a livello nazionale che internazionale nel controllo e nella gestione in generale delle malattie zoonotiche. Malattie zoonotiche che ricordiamolo sono tra quelle emergenti, forse le più numerose. L'esempio forse più emblematico è quello della West Nile, che è una malattia che colpisce diverse specie di animali, che è trasmessa
trasmessa normalmente dalle zanzare, ma che purtroppo nell'uomo può essere trasmessa anche attraverso delle trasfusioni di sangue da persone infette o l'espianto di organi da persone appunto malate. In questo territorio abbiamo la possibilità che due istituzioni, anche dotate di un certo carisma internazionale, possano finalmente, ufficialmente, cooperare insieme. La collaborazione tra le due istituzioni si dimostra sicuramente una strategia vincente, perché consente di mescolare e di enfatizzare quelle che sono le competenze specifiche all'interno dei due enti. E mi viene in mente ad esempio il coronavirus, tanto per citare forse l'esempio più recente su cui istituto e università si sono misurati. Si tratta infatti di un gruppo di patogeni su cui l'università ha maturato nel corso degli anni esperienza specifica, perché ricordiamolo, sono dei patogeni presenti comunemente nelle popolazioni dei piccoli animali, degli animali da affezione, quindi maturando competenze in campo diagnostico piuttosto che affrontando ricerca per chiarire quelli che sono gli aspetti patogenetici. Ma al tempo stesso i coronavirus rappresentano uno stimolo anche per l'istituto, per noi dell'istituto, perché hanno dimostrato nel recentissimo passato, basti pensare per esempio alla MERS piuttosto che alla SARS, di essere in grado di infettare specie completamente differenti da quelle tipiche, tra cui ovviamente anche l'uomo, ma non dimentichiamo per esempio i dromedari o i pipistrelli. Facciamo un esempio concreto, parliamo di diossine, agenti inquinanti ubiquitari che oggi destano molta preoccupazione. Destano molta preoccupazione perché? Allora, perché le diossine sono delle sostanze che hanno la caratteristica di persistere a lungo nell'ambiente e ad entrare nelle catene trofiche, quindi poi a contaminare le derrate alimentari, gli animali e quindi i prodotti di origine animale, di conseguenza l'uomo che assume questi alimenti. Quindi su cosa si concentra oggi la ricerca per contrastare questo tipo di agente inquinante? Beh, è molto importante effettuare ricerche sia a livello ambientale, perché comunque questa è l'origine di questi composti che derivano da processi industriali, processi di combustione incompleta come i fenomeni di incenerimento di rifiuti in condizioni non controllate. Un esempio è quello che purtroppo accade tuttora nella cosiddetta terra dei fuochi, e quindi è poi molto importante controllare la catena alimentare, quindi partendo dal controllo dei foraggi che vengono assunti dagli animali da reddito fino ad arrivare poi al controllo dei prodotti di origine animale quali latte, carne e uova, che sono i prodotti alimentari più soggetti alla contaminazione da parte di queste sostanze. Per chiudere, la collaborazione tra l'istituto e l'università, quali vantaggi in questo settore porta al territorio della Regione Abruzzo? Beh, i vantaggi derivano dal fatto che l'Istituto e l'Università collaborano già da tempo proprio su questo argomento, al fine di sviluppare dei metodi analitici che siano caratterizzati da un'elevata affidabilità e anche da costi sostenibili, e quindi si mettono a punto dei sistemi di trattamento dei campioni finalizzati a isolare concentrazioni di queste sostanze che sono tipicamente molto basse e poi di rivelarle con dei sistemi strumentali di cui l'Istituto dispone, che permettono di raggiungere i limiti richiesti per determinare queste sostanze negli alimenti. È una collaborazione fattiva che ha prodotto anche diverse pubblicazioni, che sfrutta l'expertise dell'Istituto nel fornire metodi accurati e sensibili con strumentazione diciamo abbastanza importante, e l'expertise dell'Ateneo, in particolare del gruppo di ricerca di chimica analitica, nello sviluppare dei sensori e dei biosensori per il monitoraggio rapido di questi contaminanti. Il futuro però è sull'analisi dei rischi.
Di fatto qualsiasi specie chimica che venga utilizzata, non utilizzata preventivamente, è a potenziale rischio, quindi c'è bisogno di valutare l'impatto chiaramente molto legato al territorio, legato all'uso, legato all'ecosistema del territorio e legato ovviamente anche alle pratiche, diciamo, presenti, alle pratiche usuali, diciamo, del territorio. I contenuti tecnici appena declinati trovano la loro sintesi nei progetti di collaborazione tra istituto e università, presenti e futuri. La ricerca, lo sviluppo di tecnologie, metodi e strumenti innovativi, la formazione, la cooperazione internazionale sono i contenitori che alimentano la sinergia. Le strategie ricalcano gli obiettivi definiti dall'Europa, in particolare dal programma Orizzonte 2020, e sono funzionali alla vocazione agrozootecnica della regione Abruzzo. Ogni iniziativa, infatti, produce nuova conoscenza, destinata a iniettare nuova energia allo sviluppo socio-economico del territorio. Dal punto di vista dell'internazionalizzazione possiamo dire che attualmente l'Ateneo di Teramo sta cercando di sviluppare un piano di internazionalizzazione di alcuni corsi di laurea, tra cui uno nel settore delle biotecnologie. È altresì importante riconoscere che la qualità dell'alta formazione che abbiamo portato avanti in questi ultimi anni nei diversi corsi di laurea è stata anche premiata con delle certificazioni a livello internazionale, come la EVE per quanto riguarda la veterinaria, che per quanto riguarda il settore delle scienze e tecnologie alimentari dalla certificazione ECAS Food che è stata attribuita nel 2014. Abbiamo un punto di eccellenza che è costituito da un progetto che è una rete in realtà, di un progetto per reti accademiche e di centri di ricerca, che è l'ISECHI Food nel settore delle scienze e tecnologie alimentari, ed è un progetto di rete universitarie e non solo, supportato dalla comunità europea nell'ambito del programma Lifelong Learning e dell'Erasmus in particolare. Dall'alta formazione universitaria alle reti transnazionali ai progetti Erasmus ci spostiamo all'istituto, dove l'alta formazione diventa formazione continua fino ad arrivare alla cooperazione internazionale. Una cooperazione che non viene gestita con un approccio, tra virgolette, da colonizzatori, ma è un approccio etico. In pratica, da quando abbiamo iniziato questa attività, per noi i paesi del sud del mondo sono stati partner tra parentesi privilegiati, visto che nel nostro istituto abbiamo il Centro di Referenza Nazionale per le Malattie Esotiche, ed è gioco forza lavorare congiuntamente in quei paesi dove queste malattie sono purtroppo per loro endemiche. Questo lavorare con loro ci ha portato di conseguenza a dare da una parte il nostro know-how e dall'altro verso ricevere le loro conoscenze legate soprattutto alla gestione di numerose malattie sul territorio, ai piani di controllo e di eradicazione delle stesse. Il materiale che noi preleviamo o le malattie che noi studiamo sono malattie che condividiamo con loro sia i risultati che il know-how che viene maturato. Ci aiutiamo vicendevolmente a produrre vaccini, ad esempio, per controllare queste malattie, le proviamo in campo, grazie alla loro collaborazione, e da lì si crea un rapporto di fiducia che è quello che rende forte poi la collaborazione scientifica. Proprio a proposito di fiducia, un esempio di cooperazione e di formazione, un esempio in cui la formazione e la cooperazione si uniscono è quello del progetto che l'Istituto sta realizzando in Angola, tra l'altro sotto l'egida della Regione Abruzzo. Un progetto che vedrà anche il coinvolgimento dell'università. Sicuramente. Il progetto è nato
per rispondere ai bisogni degli angolani. Rispondere ai bisogni degli angolani, cioè innalzare il livello igienico-sanitario degli alimenti che gli angolani mangiano. L'università dovrebbe cominciare un gemellaggio con la facoltà di medicina veterinaria di Huambo, che è una cittadina che si trova a 400 km da Luanda, e speriamo che l'Abruzzo riesca, con il supporto naturalmente del Ministero Fariese e del nostro Ministero della Salute, a portare avanti questo progetto non solo nella provincia della Huila e del Namibe, ma anche nelle altre province, quindi diventare partner privilegiato da parte dell'Angola stessa. Assolutamente importante quello di creare sinergie tra reti di formazione e di ricerca. Questo è anche un po' il presupposto di ogni rete che si viene a costituire, cioè la possibilità di estendere la collaborazione con altre reti, come pure con altri settori. Quindi la collaborazione e lo sviluppo, l'interazione con le reti dell'IZS sarà assolutamente importante e dobbiamo cominciare a lavorare insieme. Petrut significa luogo sopraelevato circondato dalle acque. E si sa, da un luogo sopraelevato si guarda l'orizzonte più lontano. È per questo che la visione che Petrut si è data è una visione che guarda molto lontano. Un progetto in ogni ambito tecnico-scientifico, un valore alla conoscenza generata da ogni progetto, un risultato concreto per l'economia del territorio.